Buongiorno, sono Luigi Abbate, sono candidato sindaco a Taranto con il movimento civico da me formato, Taranto senza Ilva, a mio supporto, a supporto della lista e delle altre liste, c'è appunto il partito meridionalista, mi lega una amicizia ultraventennale con Lillino Ladisa. Sono un giornalista, sono il titolare di un'impresa individuale di comunicazione Luigi Abbate Production and Communication. Sono, per chi evidentemente forse non ricorda, io sono il giornalista a cui fu strappato il microfono in Ilva, appunto da Achinà, e oggetto poi delle risate di Vendola per questa penosa e pietosa scena. Sono stato sempre trasversale rispetto ai partiti, assolutamente trasversale. Ritengo che il centrodestra ed il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle siano tutte facce di una stessa medaglia. Certo, non è facile smuovere certi poteri forti, certe situazioni ormai stratificate, oserei dire incancrenite. Io sto conducendo a Taranto una campagna elettorale non difficile, ma difficilissima, anomala, patologica, una realtà in cui circolano milioni, migliaia e migliaia e migliaia di euro. Manifesti, ma di tutto di più, di tutto di più. Sto andando avanti con le mie modeste forze, con la forza dell'ingegno, con la forza della coerenza, con la volontà di cambiamento che la città di Taranto agogna. Non è facile essere contro il sistema. Sarebbe stato e sarebbe molto più comodo per ciascuno di noi mettersi sotto l'ala protettrice di qualche rais di turno, perché così vanno definiti, e quindi tranquillamente una persona poteva, come dire, ritagliarsi il suo posto al sole. Per me sarebbe stato molto, ma molto facile, per la mia esperienza, per le mie battaglie ambientaliste, legarmi ai Verdi, legarmi a Bonelli, ma con quale faccia avrei potuto mai fare una cosa del genere? Come posso urlare Ilva chiusa senza se e senza ma e poi legarmi con una forza politica che sposa il PD, quel partito autore dei decreti Salva Ilva e Ammazza Taranto? La mia è una battaglia in cui quella per la difesa del territorio, della vita, Taranto, la porto avanti dal lontano 2005-2007. Quindi, chiaramente, in epoca, in tempi non sospetti, ho iniziato la mia attività giornalistica contro il sistema nel 2001. Beh, non potevo certo prevedere nel 2001 quello che avrei fatto nel 2022. 21 anni, immaginate un po' voi se uno potesse dire: sai, faccio questo perché tra 21 anni farò quest'altro. Qui non sappiamo neanche se arriviamo, se campiamo domani, arriviamo a domani mattina, figuriamoci a 21 anni di distanza. E ho fatto questo perché ho vissuto anche purtroppo una terribile esperienza familiare. Mio padre, sottufficiale di marina, motorista navale, vittima del dovere, distrutto da un angiosarcoma, il più maligno dei tumori maligni, il più aggressivo, e il contatto con i metalli pesanti, l'asbestosi, tutti i fenomeni legati all'amianto e quant'altro. Quindi c'è un'esperienza mia personale, di figlio, familiare, e c'è un'esperienza, un vissuto di 21 anni di attività giornalistica. Nel 2014 fui anche licenziato dalla mia emittente Blue Star TV perché ero scomodo alla politica. Si trovarono, sapete tutti, quelle scuse, esubero del personale, esubero. Si fanno le liste, le graduatorie, no? In base ai carichi familiari e quant'altro. Viene licenziato il sottoscritto e al posto mio chi viene salvata? Un'altra persona che figurava
falsamente come giornalista, ma giornalista non era, perché era stata, non risultava più iscritta all'albo dei giornalisti. È come se dici: devo togliere un medico e mettere, tolgo un medico e metto un altro medico, invece togli un medico e metti un os, una figura comunque non omologa, non della stessa categoria. Questo per dire le mie battaglie. Ho continuato da quel momento in cui ero dipendente. Con sacrificio ho aperto una mia impresa di comunicazione per essere libero, per poter dire: Taranto viene uccisa dai veleni. Ma non è solo Taranto, il discorso di Taranto sarebbe riduttivo. È giusto che la battaglia di Taranto che stiamo conducendo sia l'apripista di una battaglia più grande, di fare sistema tra le varie realtà del sud, un sud oltraggiato, un sud stuprato. Beh, penso per esempio a quella polemica che si è creata in regione per quanto riguarda i vari mega impianti, no, dell'eolico, e mi fa rabbrividire l'affermazione di vari consiglieri e assessori bipartisan, quindi voi di centrodestra, voi di centrosinistra, i quali dicono: beh, a questo punto non mettete le pale eoliche nei nostri territori che sono incontaminati, metteteli in altre zone già ammorbate. Per esempio, avete fatto bene a metterle a Taranto, perché Taranto giustamente è l'immondezzaio della Puglia, l'immondezzaio del mezzogiorno d'Italia, perché c'è l'Ilva, perché l'ex Ilva, Acciaieri d'Italia, perché c'è la Cement, perché c'è l'Eni. C'era una volta la Cementir, c'è Tempa Rossa, ci sono le varie discariche, c'è la Marina che ha anche le sue belle responsabilità in ambito di inquinamento. Allora dice: piuttosto che andare a toccare dei territori vergini, Taranto ormai è una discarica e continuate a mettere altre schifezze. E noi non dimentichiamo che a Statte, a 7-8 km da Taranto, abbiamo i rifiuti di Chernobyl, non stiamo scherzando. Quindi a questo punto, nella loro ottica, hanno detto: Taranto è una città distrutta, è una città ammorbata, finiamola di ammorbare, non avete speranze. Questa è una cosa che oltraggia il territorio. Allora, la necessità di unire le varie forze, certamente ogni realtà territoriale alle sue specificità, alle sue particolarità, ma io penso che ci sia un anelito, ci sia un fremito, ci sia una voglia di unire le forze. Concludo dicendo anche un altro, evidenziando, sottolineando un altro aspetto. Molto spesso si fa terrorismo su quelli che sono i veri poteri di un amministratore, di un sindaco. E quindi per quanto riguarda la realtà di Taranto si vuol far apparire la situazione insuperabile, si dice: c'è la questione, c'è l'ex Ilva, Acciaieri d'Italia. Acciaieri d'Italia è considerata, la produzione dell'acciaio è considerata strategica a livello nazionale, e quindi come se l'articolo 32, il diritto sancito dalla Costituzione, il diritto alla salute, fosse un optional, perché si dice: sì, ma il sindaco, che in base all'articolo 54,4 del TUE, il testo unico degli enti locali, ha il potere di emettere ordinanze, di prendere provvedimenti contingibili e urgenti in caso di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza cittadina, secondo loro il sindaco avrebbe le mani legate, non potrebbe fare alcunché. E già qui è un primo punto che non va, perché chiaramente tu sindaco fai la tua parte, fai le ordinanze, ovviamente non ordinanze così, in corrispondenza di eventuali, dei continui sforamenti certificati da ARPA, dagli organi tecnici. Tu fai le tue ordinanze di chiusura, continui a farle per ogni sforamento, poi ce la dichiariamo. Certamente l'azienda, l'Acciaieria d'Italia impugnerà, certamente il governo si divertirà a fare decreti su decreti. E quindi questo è un ruolo che dovrebbe avere un sindaco, ma se i sindaci finora non l'hanno mai fatto perché c'erano anche interessi con la grande industria, allora a questo punto non è che sol perché gli altri non l'hanno fatto, sol perché gli altri hanno chiuso gli occhi, non dovrebbe farlo anche un sindaco, augurandomi io di riuscire in questa impresa. E quindi dicevo,
tutti questi sforzi che noi stiamo facendo, io vorrei che fosse una battaglia comune, perché Taranto è il Sud, Taranto è l'Italia, ma in una forza sinergica, come il resto del Meridione abbraccia Taranto, Taranto vuole anche abbracciare le altre battaglie del Meridione. Non per fare un discorso, come dire, di cortile, un discorso campanilistico, ma proprio perché io penso che bisogna unire gli sforzi, le difficoltà, le realtà territoriali, e fare una battaglia che sia, come dire, all'unisono. Quindi da parte mia, la mia gratitudine è nei confronti del Partito Meridionalista, di Michele Ladisa, e resto a disposizione qualunque sia l'esito elettorale delle comunali del 12 giugno per far sì che questo percorso sia un percorso comune e certamente un percorso irto di difficoltà. Saremmo folli e falsi se lo negassimo, ma io penso che ognuno di noi, quando si sveglia la mattina, c'ha una cometa da inseguire, da raggiungere, e penso che questa sia il più bel messaggio che possiamo fare per i nostri figli. Grazie.